people of YouTube. Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo entrati nel castello, ma siamo stati buttati qua sotto nel sistema fognario. Il problema è che averlo riparato non è stata una buona idea. Quindi dobbiamo risalire di sopra. E qual è il metodo più veloce se non fare spin sulle scale? Ecco fatto. Perfetto. Mention! Ah, troppo tardi, il fagiolo stella. La voce della principessa Peach e il fagiolo stella ormai sono miei. Quando risveglieremo il fagiolo stella con la voce della principessa, il mondo sarà mio, tutto mio. Sogghigno? Perché lo diceva lui comunque? Non vi siete ancora degnati di salutare la regina di questo paese, fagiolona, vero? Queste non sono buone maniere, vero regina fagiolona? Bene, possiamo discutere di questioni diplomatiche magari sorseggiando un tè. Fuga! Fuga perché? Ed eccola qua! Una delle migliori host che io stupido non mi sono ricaricato la vita. Fatemi un attimo ricaricare. Dicevo, rieccoci qua ricaricati a questo giro. Ecco fatto. Allora, non possiamo fare i salti sulla testa per via della corona, ma possiamo colpire le braccia, il che è sicuramente il mio obiettivo. Ok, un braccio è andato. Colpiamo quello. Perfetto, secondo braccio no, non è andato. Ok, ho sbagliato. Perfetto, bravo Luigi. Oh no, ha perso la corona. Aia, è meglio schivarli in realtà. Aia, stupido. Basta con sti fagioli, regina. Ma cos'è? Tutto il regno è partorito da lei che rutta fagioli? Ecco, fatto. Bel colpo, Mario. Bravo. Allora. Perfetto. Bravo, Gigi. Dai, ti prego, uccidilo. Non vorrei mai che se lo mangi. Dopo averlo vomitato. Effettivamente non sarebbe una cosa né carina né bella da vedere. No, continuiamo così. Questo. Perfetto, bravo Mario. Continuiamo con gli attacchi. Ah, stupido. Troppo presto. Perfetto, niente più fa. Per un secondo ho pensato stesse per Ah, stupido. Troppo presto. Ah, ok, no, per un attimo ho visto livello 4, ho detto cosa sta succedendo. Perfetto, bravo Marios. Il problema è che Luigi c'ha un attacco più basso di quello di Mario. Cioè, anche facendo così non riusciamo ad ucciderla con un colpo. Però almeno il colpo che fa con un braccio solo è più veloce e incredibilmente più facile da schivare. Brava regina, indietreggi un po'. Vabbè. Bravo. Cerchiamo di schivarli. Troppo tardi. Perfetto. No. Dai che ci siamo, dai che ci siamo ormai. Ci siamo ormai. Oh, basta. Vabbè, almeno non può più spawnarne, no? Ti prego, dimmi che l'abbiamo pre... Ah. Vabbè, proviamo così. Ok, e via, e vai. Perché avevo fatto... Mi è uscita una venata del napoletano. Eia! Non so perché.
Quanti premi. Però almeno Luigi è salito di livello. Oh, non credevo che l'avremmo uccisa con quel colpo. Bravo Luigi, complimenti. Complimenti davvero. Posso aumentarti l'attacco? No, vedo troppi 1, la difesa. Vedo qualche 4. La velocità vedo degli 1, i buff te li ho fatti prima. I punti vita, eh. Ok, andiamo con la difesa. No. Qual era la velocità? Qual era che avevo visto dei tanti 4? Facciamo la vita allora. Vabbè, meglio che uno, dai. Sempre meglio di uno. Ah, la regina ha dovuto mangiare un bruconghigno e ora tutta colpa della strega ghignarda. Se non facciamo qualcosa alla fine, dobbiamo far tornare la regina come prima. Ah? Cosa? Mario e Luigi ci aiuteranno? Vai! Ehi, che meraviglia! Ma è impossibile! Neanche i medici sanno come sbarazzarsi del bruconghigno. Ma forse un rimedio c'è. Bevendo la gazzosa ridolina che si trova nel bosco ghigno, si può espellere il bruconghigno. E allora una cura esiste. Perché devi dire che non esiste? Andreste nel bosco ghigno? Troverete la gazzosa ridolina? Beh, se ve la sentite non posso far altro che affidarmi a voi. Luigi, prendete la spilla fagiolo, andate a sud-ovest di questo castello, verso la cantina ghigno. Con la gazzosa ridolina che si trova nel bosco ghigno, la regina fagiolona potrà guarire. Forza Luigi! Oh, e finalmente possiamo partire all'avventura in una delle zone che da bambino più ho odiato. Posso andare di qua? Ancora no, finché la regina non starà bene. E finché la regina non starà bene avremo ancora questa musica terribile. Mario, Luigi! Luigi, vi consiglio di portare anche questo. Una tessera cecia. Quella cosa è una tessera, equipaggiandola sarete un pochino più forti in battaglia. Ogni tessera ha un effetto particolare, perciò ecco la vostra tessera, ricordate di equipaggiarla. Equipaggiatela aprendo la valigia con Select. Grazie. Per equipaggiare la tessera, seleziona questa icona. Qui vedi i tuoi indumenti e le tue tessere. Ok Mario, è il tuo momento di usare la tessera che ti ho dato. Seleziona questa icona. Ok, più punti fratelli, più attacco. Qui sono mostrate tutte le tessere in tuo possesso. Scegli la tessera che vuoi, ma visto che ora ne hai solo una, premi A per equipaggiarla. Ecco fatto. Luigi, ora siete pronti, buona fortuna e state attenti. Ehi, dammene una. Mi dispiace Luigi, ma se la vuoi la tua tessera devi andare a comprartela nel negozio. Ah, e che palle. Andiamo Luigi. Ah, sono sempre la seconda scelta di tutti. Allora, visto che appunto possiamo comprarla, solo per le persone famose si interessano ancora alla moda in questa situazione di crisi. Non posso abbassare troppo i prezzi, altrimenti la reputazione della boutique ne risentirebbe. Allora, che volete fare? Acquistare. E per fortuna abbiamo un bel paio di baffi che ci danno il 31%. Tessera fagiolo, meno punti fratelli, più attacco, fa vedere Luigi. 41 di attacco, non sarebbe male. Tessera fagiolo, 43 di attacco, 23 di punti fratelli, dai. E la diamo a Luigi. Vediamo gli indumenti invece. Pantaloni fagiolo, pantaloni tiritera, ok, più difese più punti vita, che non sarebbe male per Mario. E i blue jeans, più difese più punti vita. 43, 41, 39, 45. Ok, diamo questo a Luigi e diamo questo a Mario. Perfetto. E le spese di oggi sono state fatte. Anche se andrei un attimo dall'amica qui per vedere se ha qualche nuovo strumento. Allora, niente noccioline? Andiamo a salvare e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.